Allora, Deborah Giudici, anche tu hai aderito a Rainbow, ok? Sì. Però in arte ti chiami Deborah Senz'acca. Senz'acca, sì, esatto. Che invece un famosissimo film degli anni Ottanta era Deborah con... Lo so, infatti per quello che mi piace distinguere, diciamo che Verdone mi ha un po' rovinato il Deborah, però vabbè. Noi abbiamo tolta l'H e siamo a posto. Appunto. Ok. Allora, perché hai aderito a questo tipo di iniziativa? Ho aderito a questo tipo di iniziativa perché innanzitutto credo molto per quanto riguarda l'unione delle persone, la società, le iniziative, le idee devono venire fuori. Quindi quando mi ha chiamato, quando appunto mi hanno chiamato e mi hanno proposto questo progetto, sono stata subito entusiasta proprio perché c'era una sorta di collettività della cosa, quindi dare spazio a un'entità, a un complesso come può essere appunto delle piccole periferie di Milano e cercare di dare voce più che altro agli artisti, all'arte, all'ambiente, alle persone. E tu attraverso la tua arte che cosa vuoi raccontare? Io voglio raccontare le piccole cose che succedono, nel senso che penso che... Vediamo che ce l'abbiamo qua. Ok. Per esempio questo. Ok, il caffè unisce gli amari. Allora, il caffè si prende sempre comunque amaro come la vita, che è amara ma proprio perché riusciamo a riscoprire una sorta di lato dolce nelle piccole cose. Quindi il caffè unisce gli amari è che unisce la gente che non ce la fa, sostanzialmente. Quindi c'è sempre qualcosa da raccontare attraverso questo, la pausa caffè, il momento del caffè è una cosa sacra, soprattutto per me, cioè nel senso il caffè lo bevi da solo ma ti fa piacere berlo in compagnia, quindi c'è una sorta di dialogo con la pausa caffè. Infatti a Napoli quando si dice caffè pagato è proprio per quello, cioè nel senso comunque è un momento conviviale anche con chi non conosce. Esatto, infatti questa cosa di lasciare il caffè pagato per la persona che magari viene dopo. È come se fosse un dialogo non esistente, ma come dire guarda, ci siamo. Poi il caffè tradizione Italia, cioè proprio il momento di pausa che ti regali, cioè il momento dei pensieri. Il caffè è proprio il momento, infatti io ho iniziato a Brera disegnando le tazzine da caffè. Hai iniziato a Brera perché? Perché ho fatto l'Accademia di Brera, 5 anni, pittura, e c'era il momento prima di entrare a lezione dove con le amiche ci si trovava al bar e si avevano questo momento proprio della pausa caffè prima di entrare a lezione. E io avevo sempre il mio quadernino e i miei schizzi che me li porto sempre dietro perché è come se fossero gli assorbenti per noi femmine, si può dire, sì. Portavo sempre dietro e sentiamo proprio il momento della pausa del caffè. Tu sai che hai una particolarità? Allora, io ho conosciuto tantissimi pittori usciti dall'Accademia, ma c'è una enorme differenza tra pittore e artista, perché il saper dipingere non significa saper comunicare. Tu sai comunicare. Grazie. Per cui grazie. Per me è un piacere. Grazie, anche per me. Grazie. Che dolcezza!